Ciao a tutti, io sono Brownie, sono un husky di 6 anni, sono molto dolce, un po' testarda, a volte un po' birichina e sono l'amore di papà Giulio Berruti. Brownie è arrivata 6 anni fa, è una trovatella, è stato un incontro della vita perché io mi sono innamorato di questo cucciolo e mi ha veramente trasformato la vita. Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile che... Il rapporto con un cane per me è un rapporto veramente simbiotico, quasi quello che si può avere con un figlio, perché di fatto loro sono dipendenti da noi e io quando la guardo vedo l'amore di un animale verso chi gli vuole bene, vedo anche l'ingenuità che hanno i cani, il fatto che sono puri di cuore, che non trovo mai malizia nei suoi occhi, non trovo mai cattiveria. Tu che sei parte di me. Faccio due mestieri, quindi quando faccio l'attore me la porto con me, viaggiamo il mondo. Quando faccio il medico sono qui e lei sa che comunque magari deve stare a casa un po' di più, mi aspetta durante il giorno, però la sera quando torno non vedo l'ora, insomma, di stare insieme, di giocare. Una cosa che amiamo fare tantissimo è andare a correre insieme. Spesso anche in bici magari facciamo dei lunghi giri, perché lei, ovviamente essendo husky, ha bisogno di fare tanto movimento, il cane è molto energico. Veniamo qua a fare le nostre passeggiate, Villa Borghese, che è un polmone verde in mezzo a Roma, dove appunto si vede un panorama stupendo e dove ci godiamo il nostro tempo insieme. Da piccola era molto agitata e in questo ci assomigliamo tanto, perché io ero assolutamente uno di quelli che da bambino non si teneva fermo. Poi invece crescendo è diventata molto più calma, molto più equilibrata, molto più, devo dire, anche obbediente. Vai seduta, fai vedere come sei brava, vai giù. Brava, amore! Sono innamorato di questo cane, il mio amore. 6 anni abbiamo stretto veramente un rapporto simbiotico. Io non potrei mai immaginare la mia vita senza di lei e in generale senza un animale, perché sono veramente un motivo di gioia e di felicità straordinari. Non abbandoniamo gli animali, perché è un reato in Italia e soprattutto un atto ignobile. Loro non ci tradirebbero mai, quindi mi raccomando, non fatelo. Bisogna avere nella propria vita un cane o un animale. Io vi consiglio sempre di andare a prendere i miei canili, perché i canili sono pieni e sono animali meravigliosi che hanno veramente bisogno del nostro aiuto, ma soprattutto migliorano qualitativamente la nostra vita, perché portano affetto, portano gioia, portano anche il fatto di poter pensare a qualcos'altro che non siano i propri problemi durante la giornata. Siamo dalla parte degli animali anche noi, e guai a chi gli fa del male. Ciao!